Ancora una volta, grazie alle capacità medianiche di Letizia Dotti e alla disponibilità di Silvio Ravaldini, studioso di medianità in vita e oggi spirito disincarnato, apriamo uno spiraglio di conoscenza sul mondo spirituale, cercando di dare una risposta alle domande che noi, che ancora possediamo un corpo mortale, ci poniamo senza trovare risposta in questa parte dell'universo, regno della materialità. Qualcuno di noi si chiede come possa ritrovarsi lo spirito dopo il trapasso in riferimento all'età del proprio corpo. Per esempio, se muore un bambino di pochi mesi, oppure un uomo di 40 anni o un anziano di 80, come si mostra poi lo spirito nel suo corpo etereo? E in seguito mantiene la stessa forma assunta dopo il trapasso oppure la modifica? E a proposito delle morti bianche, quelle collegate a neonati o bimbi in tenera età, sono da considerare karma familiari piuttosto che esistenze evolutive? In quest'ultimo caso, ai fini dell'evoluzione, per uno spirito non sarebbe più logico attuare esistenze lunghe piuttosto che brevi permanenze sulla Terra? Fratelli cari, in questo momento il mio tramite mi sta vedendo con il corpo sottile che indosso a mio piacimento, se voglio farmi riconoscere, e che posso dissolvere, o ancora posso assumere altre forme, come le sfere di luce. Questi meccanismi avvengono attraverso quel processo in base al quale l'energia è forza plasmante come lo è il pensiero. Supponiamo che un'anima di un trapassato voglia mostrarsi con un corpo di un certo tipo, con certe sembianze simili al corpo umano per farsi riconoscere da voi. Come vi ho detto, l'energia materiale è energia densa, è una questione di aggregazione di atomi secondo certe formule e legami fisici, e a seconda del legame che esiste tra questi atomi, l'energia può essere più o meno rarefatta. Inoltre, l'energia, a mano che si rarefà, vibra con frequenze più alte. Questi livelli diversi di energia non sono sempre scambiabili, ossia tra piani più alti si può penetrare in quelli più bassi, mentre non è possibile il contrario. Infatti, miei cari, per voi non è possibile esplorare il nostro mondo, in quanto la vostra frequenza vibratoria è troppo bassa. È necessario un medium come traduttore di energia, ossia un soggetto dotato di particolari facoltà che gli permettano di staccarsi dal corpo fisico per sintonizzarsi su altre frequenze energetiche e di captare sia il nostro pensiero sia i nostri corpi di energia sottile. Noi possiamo assumere qualsiasi sembianza. Sembrerà strano, ma vi sono anche entità, soprattutto quelle evolute, che si riconoscono senza possedere particolari forme, ma soltanto tramite il pensiero. Gli spiriti meno evoluti assumono quasi sempre una forma che si identifica con quella del corpo fisico che possedevano nella loro ultima vita umana. Queste anime vibrano a frequenze piuttosto basse, la loro energia è ancora molto vicina alla materia. Tuttavia l'anima più evoluta non ha più interesse a rimanere troppo vicina alla Terra. Ci sono tante cose da conoscere nell'universo e la Terra, l'anima, l'ha già conosciuta e magari ne approfondirà la conoscenza attraverso altre incarnazioni. Per quanto riguarda le morti giovani, esse sono esperienze legate ai rapporti karmici e spesso servono ai genitori, ossia a chi resta. Ma anche questo per noi è uno pseudo problema, perché a che serve andarsene prima o dopo? Lo spirito sa bene che l'esperienza della vita umana è limitata alla sua conoscenza e la sceglie più breve possibile in base alla sua evoluzione. Premesso che, come sapete, il tempo non esiste per noi,
Lo spirito ha tutta la convenienza di scegliere una vita breve, se questa è un'esperienza sufficiente per lui per arricchire la sua evoluzione. Le anime sanno, prima di venire sulla Terra, gli incastri karmici, ossia gli incontri che dovranno fare per portare in compensazione alcuni antichi rapporti rimasti ancora sospesi. È vero che per lo spirito che vede la sua vita prima di incarnarsi, il sapere che il sacrificio del corpo potrà durare un tempo breve rappresenta una sorta di sollievo, ma è anche altrettanto vero che uno spirito desidera incarnarsi in un corpo che morirà vecchio se sa che questa vita è necessaria per la sua evoluzione. In linea di massima, gli spiriti più sono evoluti e maggiormente si scelgono delle vite brevi, ma anche questo non è sempre detto, perché in certi casi le vite lunghe sono programmate anche da spiriti molto evoluti, specie se devono portare avanti un programma, come nel caso vostro, che coinvolge tanti altri spiriti, in quanto è un piano a largo spettro. In questi casi siete seguiti dal nostro mondo e lo spirito che viene in terra non viene mai abbandonato a se stesso. Il mondo spirituale è il vostro vero habitat. I corpi fisici sono maschere che si indossano per esperire la materia, che è quell'aspetto dell'universo che non ci appartiene. È il mondo delle apparenze il vostro, anche se a voi sembra così reale e importante da essere addirittura l'unica vera realtà. Lo scoprirete quando perderete il corpo, questo inganno necessario e importante per lo spirito, che per conoscere la materia deve addirittura portarla con sé, tanto da doverla perfino indossare. Allora, cosa sono questi vostri corpi per noi che viviamo nella realtà essenziale, se non vere e proprie maschere che, calato il sipario, se ne torneranno qui con la sensazione di non essersi neppure mai calati in quel palco umano? Lo spirito, quando perde il corpo, prova un senso di liberazione, come colui che, portando un abito stretto, se lo toglie di dosso per prenderne uno più comodo, e se ne va felice di essere tornato nella sua patria con i suoi simili, che riconosce come spiriti, non più come esseri umani. Ecco allora che si potrà vestire in modo più o meno leggero, in base alla propria evoluzione e al proprio avvicinamento alla Terra. Potrà arricchirsi di nuove forme o colori, ma vi assicuro che anche per voi varranno le stesse leggi che valgono per noi, che ci siamo liberati molto in fretta di queste strutture umane, proprio perché ormai non ci servono più e ne siamo ben felici.